Cari amici, buon pomeriggio, rientrato da poco dal giorno 2 quando riguarda questo mini soggiorno, come l'ho chiamato io, a Torre San Zanello, a Corato. Oggi quindi ovviamente proseguo dal discorso con i relatori, in particolare con il dottore dello sport. Quindi stile di vita, le varie abitudini che dovremmo cercare di non prendere, quindi anche appunto la giusta linea alimentare principale da seguire, che ovviamente sappiamo è quella a noi consueta mediterranea. Cercando di evitare ovviamente grassi, oltre ovvio al fumo, alcol e quant'altro. Dopo, quindi lo spazio dedicato alla parte relazionale con il dottore dello sport, è venuta la volta nel fare le altre due attività. Ieri ve ne ho raccontate delle prime due, quindi il pulizia, maneggio e giro a cavallo, e prima di quello poi con il mio gruppo avevo fatto lo yoga della risata. Oggi invece, prima di tutto, conoscenza all'interno della scuderia con i tanti cavalli, ma non solo, perché Torre San Zanello, secondo me, è davvero una risorsa incommensurabile di natura, ma soprattutto cioè, vi si trova la bellezza più unica che rara, diciamo, cioè. Cavalli, anche cavalli giovanissimi, ma che anche hanno un'età abbastanza esperta, cavalli semplicemente da compagnia o anche cavalli da corsa, da competizione o da corsa d'ostacoli, galline, pavoni, insomma, di tutto e di più per quanto riguarda l'ambiente animale, anche presenza di mimi, cetti, gatti e cani, e la passeggiata poi, che ovviamente ad un certo punto siamo dovuti tornare indietro, visto che era oltre mezzogiorno, e quindi sappiamo in questi ultimi giorni, comunque nell'ora di mezzogiorno, beh, indipendentemente che sia ancora estate, il sole batte un po' più forte, insomma, uno spazio bello grande. Come ho fatto anche ieri, non posso che ringraziare ovviamente tutti coloro che hanno permesso questa bellissima esperienza di questi 2 giorni a Torre San Zanello. Come volevo complimentarmi con coloro che gestiscono la struttura e la rendono ospitale a tutti quanti, quindi. Non per ripetermi come ieri, comunque, se non avete mai visitato Torre San Zanello a Corato, ovviamente è una buona cosa, sempre tramite un'organizzazione, è una bella esperienza, a contatto con la natura, appunto, gli animali, e quindi. La consiglio ovviamente vivamente a tutti. Tutto bene, il mio responso è davvero abbastanza positivo, anche poi quando c'è stato l'aspetto culinario, anche oggi, tutto bene, insomma. Se devo dare Devo dare una scala di valutazione da 1 a 5, visto che io, ecco, cerco sempre di non sbilanciarmi e di non andare sempre
Proprio alla perfezione da un voto scala 4,5, diciamo, perché come si dice alla fine c'è sempre modo di apportare magari delle migliorie o chissà delle novità. Comunque grazie ancora a voi tutti che avete permesso questa esperienza, ringrazio Torre Sanzanello, cari amici, noi ci vediamo credo domani con altri video. O non so se ne farò uno sul, credo che alle 17 gioca a Brindisi, ma se riuscirò a farlo oggi, altrimenti domani. Quindi, contentissimo dell'esperienza a Torre San Sanello a Corato, da viverla per chi non c'è mai stato, io per me che è stata la prima volta, soddisfatto al 110%. Grazie a tutti, al prossimo video, ciao!